Raga, 6.000 like e farò uno scherzo spettacolare, va Graziano Domenico. Quindi lasciate un like, commentate con hashtag Team Trollini che metto un cuoricino a tutti. Hola Trollini, qua Pepios, benvenuti in questo nuovo video. Che cosa andiamo a fare oggi, ragazzi? L'avete già letto? Però se non l'avete capito, andiamo a mangiare solo cibo da 1 euro o meno. Quindi ora si esce, vado a fare colazione da qualche parte, probabilmente un bar, quindi prendiamo, non lo so, tipo un caffè. È un qualcosa che sta meno di 1 euro per fare colazione. E se gli altri non l'avessero ancora capito, oggi si registra! Mi aspettavo un estica, però è andata abbastanza bene. Ovviamente, ragazzi, luce a me, grazie. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo di lasciare un like perché siete un po' tirchietti. Ve lo devo dire. Ragazzi, si inizia, sono le 11 e mezza. Le 12, sì, le 11 e mezza. Siamo al bar. Qui c'è il nostro amico Domenico. Ciao raga, per chi non mi conosce, ciao. Sempre così le inizia le intro. Allora, dobbiamo prendere così da 1 euro, no? Quindi prendiamo un caffè per ora. Tranquillo, tattico, soprattutto perché devo cambiare i soldi. Quindi sono andato a provare da vari posti per prendere così da 1 euro. Mi hanno detto no, non ti cambio la 20 euro. Quindi prendiamo un caffè. Aspettiamo che arrivi il caffè. Nel frattempo. Ciao. Ciao. No, raga, io non ci voglio credere. Ha caccato un piccione a Domenico. Vicino. Sul Raga, non ci voglio credere. Schio ha tolto. Ma certo che tu c'hai una sfiga che è colpa tua. Meno male che non ti è caduto nel caffè. Ti pensi? Raga, inizia a sbocciare sta giornata. Veramente, io non me l'aspettavo, ma è uno spettacolo. Raga, qua c'è un ospite speciale. Salve. Raga, è stato lui a calcarmi. Comunque, Domenico è proprio sfiga. Ma raga, c'è Domenico la challenge, il giorno l'inizio perché non lo vuole bere più il caffè. Assurdo. Vai, da me, vogliamo l'assaggio. Vai, da me. Oh, cazzo, che non lo bevo. Ma da puzza di merda. È vero? Ho sentito un grumo dentro. Raga, comunque uno spettacolo, veramente. Che bello. Io esco qua da Domenico soltanto per queste cose, perché succede sempre qualcosa di strafico. Comunque, questo qua è lo scontrino. Guardate, oltre che sul tavolo, sui pantaloni, è caduto pure sui capelli qua. Sì, si vede un po'. Cioè, raga, Mani, Domenico mi regala sempre emozioni. E mo non abbiamo fazzolettini che ti fai con lo scontrino da 2 euro. Abbiamo fatto, diciamo, colazione anche se è tardi, vi ho detto sono le 11 e mezza. Ci prendiamo o una granita da 1 euro o qualcos'altro, tanto dovrei mangiarmi. Non ci riesco su qua. Ma non lo prendo, O forse mentre a pranzo, non vi spoilerò niente. Ragazzi, siamo arrivati alle 12 ora. Abbiamo già incontrato qualcuno di voi, mi hanno dato degli ottimi consigli. Le ragazzine ci hanno detto che possiamo prendere focacce da 1 euro, panzerotti, patatine, bibite, quindi grandi. Anche cacca di pitchman. Quella se l'è presa lui. Direi che possiamo prenderci le patatine per iniziare. Che ne dici? Ci sta. Queste qui stanno tipo 80 centesimi, 70, 50. Raga, guardate che bravo. Non ti bloccare per favore. Non ti bloccare per favore. No! Fatto! Stavamo devi entrare dentro. Voilà la magia, sono 2, no, perché avevamo messo prima i soldi. Quindi. Raga, non le avevo mai assaggiate, ma sono uno spettacolo, veramente. Se le avete mai assaggiate, prendite. Di nuovo, perché sono buone. Se non le avete mai assaggiate, ditemelo se le doveste mai assaggiare. Non so che cosa sto dicendo, comunque avete capito. Ragazzi, stavo cercando robe da 1 euro e sinceramente avrei preferito la Coca-Cola, però è 1,20 euro, non me la posso prendere. La Pepsi non mi piace, vi dirò la verità, quindi opterò per una bella Sprite. Ma cosa è stato? Che what? Pietro. Raga, mi ha fregato la Pepsi, la Sprite. Perché? Non aprire, si apre da solo, ma non si apre da solo. Ma sei un infame pat. No, no! Si è aperto! Emigrati. Grazie, voglio! Grazie, voglio! Sì! Perché saremo domi per sempre, domi per sempre. Wow. Domenico beve solo acqua Evian e sta a 4 euro a bottiglia e. Acqua Evian.
tu sei solo un drogatello e bevi dalla fontanella. E... immaginate che... ah, quando, ma quando... che francese sembra una modella. Sculacciole quando fa la monella. Finisce sopra una novella. Capito, non dovete sapere che a Domenico non piace sfere e basta, purtroppo. Questa cosa mi turba. Raga, tornato a casa, siccome devo mangiare roba da un euro e non ne ho principalmente da un euro, mamma mi ha preso una cosa fantastica, quindi sto aspettando che torni. Tra l'altro sto in mutande, ma non credo che la cosa mi interessi particolarmente, ma è una cosa che mi piace abbastanza, quindi sarò molto contento di mangiarla. Domenico sicuramente alla casa non starà facendo questa challenge, quindi si starà buffando di cibo. Questa cosa non mi piace per niente. Raga, per la serie cibo da un euro vi avevo detto che ci sarebbe stata una cosa molto molto bella. E guardate qua, McDonald's. Mamma è andata a comprarmi questi. Ovviamente sono i chicken, quelli che costano soltanto un euro. Infatti qua abbiamo l'altro scontrino. E quindi ce ne andiamo a mangiare uno, perché ne abbiamo comprati due. E un altro lo darò a Domenico questa sera, giusto per farlo svaccare un po'. E diciamo che questo qua per ora mi può bastare, tanto ho comprato altre cose da un euro per tutto il pomeriggio, quindi dovrei stare anche abbastanza bene. Comunque ricordatevi sempre di commentare con hashtag Team Trollini sotto nei commenti, perché riceverete tutti quanti un cuoricino. Come pausa, diciamo, per un po' metterci tranquilli tranquilli, anche se vi devo dire che non ho mangiato tantissimo oggi, quindi probabilmente prima di uscire con Domenico mangerò di nuovo. Ho questi qua, che come vedrete dal prezzo, forse, se magari ve lo mette a fuoco. Vabbè raga, devo ancora capire perché non mi mette a fuoco il prezzo. Comunque costa 1,29€, quindi... ci siamo, perché considerate che sono 6 ghiaccioli, verrebbe molto molto meno di un euro e quindi ci sta. E volevo anche dirvi che ho notato che molti di voi, molti, una buona parte, mi dicono che vi mancano le live su Omegle per esempio. Però raga, io cercherò di spiegarvelo in tutti i modi, ma è difficile che lo capiate. Mi hanno sia bloccato le live, quindi io non posso farle fino alla fine di luglio, le live è sicuro che non le posso fare. Mentre per quanto riguarda proprio Omegle, se vado su Omegle, YouTube con le nuove norme mi rimette, diciamo, un blocco alle live. Quindi io purtroppo non ci posso andare più, o apro un altro canale e andiamo con quello solo su Omegle e allora no, non ci sono problemi. Però con questo canale non si potrà mai più andare su Omegle, a meno che non cambiano un po' le norme, le politiche. E la stessa cosa vale per la vodka challenge e tutti quei video che facevo prima. Purtroppo anche a me dispiace un botto, però non ci possiamo fare niente. Io, a differenza da tua, campo con un ghiacciolo da oggi pomeriggio. Pure io ho mangiato un ghiaccio. Ma hai mangiato anche altro, non mentire. Lo sappiamo tutti, perché non sei stato con me a fare la challenge. Siccome sono buono, ti ho portato un regalo. Ed è nello zaino. Capace che sarà qualche merdata delle tue. No, è una cosa pure perché sono un ragazzo bravo. Vai, vai, prendilo. Oddio. Ah, se? Oddio, wait, me lo devo mangiare le mani. No, comunque non è un panino, è un trichico. È un po' schifoso perché di oggi a pranzo. È caldo. La borsa termica, raga. Ah, ecco. Io gli porto il panino, mi prende pure in giro, raga. Questi sono i domenichi. Grazie, Henry. Vabbè, raga, sono 2 euro. Penso che ci credirete. Perché abbiamo questo. Ta-da! È anche quella di Domenico. Ta-da! Tu non puoi capire che fame che ho io in questo momento. Non lo so, mi mangio un buo in questo momento, raga, veramente. È una delle cose più buone che abbiamo mangiato fino ad ora, perché oggi veramente ho patito la fame. Uno di quei pochi giorni in cui ho patito la fame, porca vacca. Cioè, raga, è troppo buona, è troppo buona! Andiamo a vedere il saggio di Graziana, perché starà giocando, starà ballando. E vi faccio vedere qualcosina. Una volta che finisce il saggio, ci andiamo a scrofanare un panzerotto a testa da un euro, perché non ce la faccio più, avrò fame di nuovo, perché questa non mi sazia. Raga, è appena finito il saggio di Graziana. Domenico è contento. Sono molto, sono uscito. Che riprende te non il cellulare? Perché sono più bello. Certo. Comunque raga, mezzanotte 6, dovevamo andare a mangiare il panzerotto, ma è chiuso. Buono. Ha chiuso il negozio, quindi siamo messi bene. Però penso che siccome ho fame, appena arrivo a casa mangio l'ultima cosa da un euro che ho comprato. E niente, addio a Domenico. Ciao raga, ci vediamo fra 2 anni. Non ci vedremo mai più perché Domenico è già scocciato.
il video termina qui perché ieri poi sono tornato a casa, sono crollato, ve lo dico sinceramente, non ho più mangiato, quindi posso ritenermi soddisfatto perché ho mangiato solo roba da 1 euro, non ho mangiato tantissimo a dirvi la verità, quindi oggi mi rifarò, però mi ritengo anche abbastanza soddisfatto per ciò che abbiamo mangiato. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ditemi che altro video vorreste vedere. Noi ci vediamo nel prossimo video, ho detto troppe volte video, ciao ragazzi!